Io sono il più odiato da sempre, per questo mio modo di andare controcorrente. Da quando i rapper mi hanno allungato la mano e io mi sono girato dall'altra parte perché neanche la mano stringo a certi artisti. Da quando ho dissato uno dei vostri preferiti. Da quando vado primo in tendenze con voi che avete i singoli estivi e ci avete investito un sacco di soldi e io con pochissimo vi supero. Anche questo ti fa essere odiato, no? Questo è San Vito, io abitavo giusto qua, sono cresciuto qua, questa è stata sempre la mia vita. Questa è la Bye d'Armi, abbiamo per primo il mio producer, Jose, poi abbiamo William, il mio tour manager, poi abbiamo Kamal e Mirvan, i due fratelli Ali, che sono la mia sicurezza, poi abbiamo mio fratello Nabil, lui è il mio amichetto, andiamo sempre dal barbiere insieme. Amico del Benj, è stato il contatto per fare il featuring come la Francia, quindi questa è la famiglia. La mia adolescenza l'ho passata qua a San Vito. I miei genitori sono mia mamma iraniana, persiana, mio padre che è nato a Brooklyn ma poi trasferito subito in Sicilia perché i suoi sono siciliani. In Iran non sono mai stato, perché non riesco a fare così tante ore di aereo senza fumare, là poi non è un posto in cui troverei da fumare facilmente, mi taglierebbero una mano, la prima canna che metto in bocca ci avrei la mano tagliata. San Vito è multietnica, questo è sicuro, quindi sono cresciuto fin da bambino con un sacco di persone di nazionalità diverse, non ho mai sentito il peso della diversità, del colore della pelle o del fatto di mangiare cibi diversi o di parlare in modi diversi. Quando ho iniziato ad andare a scuola ho iniziato a capire cos'era il razzismo perché magari dei miei compagni di classe erano razzisti. Non erano neanche abituati a vedere uno che magari si chiama Jamil o il mio compagno di classe che era mio migliore amico era nero e un pochino ci odiavano, mi dicevano persiano di merda. Questo alle medie. Però poi alle superiori gli stessi bianchi venivano a comprarci l'erba. Siamo una compagnia multietnica. La roba del no racism, ad esempio, è nata da sé. Non abbiamo deciso, siamo la bandiera del no razzismo. Però quando ci siamo guardati abbiamo detto, minchia, chi avrebbe dovuto farlo se non noi? Quando eravamo noi piccoli c'erano ancora pochi stranieri a Verona. Mi sa che eravamo gli unici nel nostro paese. Chi ti rompeva, chi faceva razzista, tu vieni da un paese di merda, nel tuo paese ta ta ta, era un botto. Ci facevamo capire subito. Certe persone magari dicono che il razzismo si combatte stando zitti, ma se si sta zitti si fa finta che non c'è la roba, ma la roba c'è comunque. Sono uno di quelli che ha iniziato a fare rap per veramente passione da quando avevo 13 anni, dalle gare di freestyle. Ho passato un'eternità di tempo a scrivere. Poi magari dovevo andare a scuola e mia mamma mi bussava in camera, che magari era l'una di notte e ancora sentiva la musica andare, capito? Che scrive bene in Italia ci sono pochissime persone, forse Marra, Luchè, gente così. Nessuno scrive bene se non loro. Dopo un'eternità di tempo passata a scrivere, mi sono accorto che potevo fare la musica. Quindi ci siamo comprati la telecamera, io con un mio amico, ho iniziato a farmi girare i video da lui, me li montavo da solo. Il mio approccio al rap è sempre stato competitivo. Cioè io non conoscevo nessun rapper, avevo visto Jovanotti, sentivo lui fare delle rime e ho pensato, lui fa questa roba, mo mi metto io a fare la roba di strada come Eminem, ci siamo solo io e lui. E sicuramente vincerò o sarò qualcuno. Poi un mio amico mi ha detto scaricati Emule e inizia a mettere questi nomi che mi passava e da lì mi è nato un mondo. Il mio primo progetto è stato Green Street con un mio amico. Poi è venuto fuori che il disco era stato tutto finanziato con soldi sporchi che non sto qua a raccontare perché abbiamo tutti denunce, non mi piace parlare di queste cose. Poi per queste cose ci sono le canzoni in casa. Mi dispiace aver portato mia madre, che è sempre stata una, ad avere una vita veramente pulita e pura, avergli creato lo sbattimento di dover venire dall'avvocato e
successivamente in tribunale. Spero che adesso, almeno un pochino, l'ho resa orgogliosa. Dopo Green Street era avanzata una strofa di Vacca che il mio socio aveva comprato. Io sapevo che aveva questa strofa di Vacca ed era sopra un beat di Don Joe. Io chiamai Vacca, mi presentai e mi disse che potevo benissimo usarla. E io ovviamente gli ho detto, però io non voglio più fare collaborazioni pagate, quindi se vogliamo far sta roba devi tornare dalla Giamaica, venire qua in Italia e farmi il video. E soprattutto il beat non lo facciamo far da Don Joe, lo facciamo far da mio amico. E quindi questo mio modo anche di approcciarmi a Vacca, penso che l'abbia conquistato. Questo è l'underground black book, questo è il mixtape blackout, black mood, senti il groove, metti in play voodoo, faccio giù come fossi Junior Raid. Oh, Black Book era un progetto che aveva tutto il mood di quello che poteva essere un artista rock come Kurt Cobain. Ci eravamo persi in una casa in mezzo ai campi con il microfono, vivevamo lì, dormivamo lì, mangiavamo lì. Quando risento Black Book 1, è l'immagine che ho di un ragazzino che veramente ci metteva tutto il cuore per venire fuori. E se penso ad oggi a cosa ho fatto, era quello che volevo. Cerchi sangue sulla via, barre come a barria, pari una Barbie, meglio non sbarchi dalle parti. Io non c'ho una hit da radio, non ho una hit da TV, c'ho solo pezzi di strada. Io numeri non li ho mai fatti nella vita, non li guardo, non me ne frega niente. Io guardo solo quando suono, vedo sempre che il pubblico sta diventando un po' più lungo e questo mi fa piacere. Questo era quello che volevo essere. Qualcosa di speciale, di diverso da tutto quello che c'è. Alla fine io sono Diss King, most stated. Lo sanno tutti. Non c'è nessuno come me. Tutti gli altri hanno scelto un'altra strada. Hanno scelto la strada di leccare il culo, di appoggiarsi a qualcuno. Ho fatto il mio primo album ufficiale, distribuito nei negozi, che era il Nirvana. Secondo me il mio vero scoppio arriva da Scarpe da Pusher in poi. Tutto quello che ho fatto prima non è stato valorizzato dalle persone, perché sono sempre state invidiose di vedere un ragazzo che ce la faceva da solo e non doveva appoggiarsi ai grandi della scena. Le mie scarpe fra da Pusher, sono scarpe fra da Pusher, no? Le mie scarpe fra da Pusher, non ho mai chiesto un cazzo a nessuno. Solo scarpe fra da Pusher, 10 paia come un Pusher. Qua siamo a Golosine, dove abbiamo girato il video di Scarpe da Pusher. La prima strofa. Abitavo proprio là dietro. Ed è proprio il balcone e la stanza in cui si vede all'inizio di Scarpe da Pusher. Non pensavamo neanche che così tanta gente avrebbe visto il video. Quindi l'abbiamo fatta così in tranquillità. Dopo che è uscito il video, la gente veniva sotto in balcone a chiamarci. Ehi, Jamy! Sotto il balcone è diventato invivibile. Venivano tutti a salutarci come fosse la casa di Romeo e Giulietta. Il brano Scarpe da Pusher ha iniziato a spaccare e come tutti i brani di tutti gli artisti quando spaccano comportano una scarellata di messaggi, di complimenti di altri artisti a cui ho sempre risposto fanculo. Io sono il più odiato da sempre per questo mio modo di andare controcorrente. Da quando mi hanno chiesto di entrare in propaganda e ho detto di no. Da quando le major mi hanno iniziato a chiedere di firmare un contratto e gli ho detto di no. Da quando i rapper mi hanno allungato la mano e io mi sono girato dall'altra parte perché neanche la mano stringo a certi artisti. Da quando io non sono andato a vivere a Milano ma me ne sono rimasto nella mia città con i miei amici, contro tutti. Da quando non sono mai entrato nel jet set del rap. Da quando ho dissato uno dei vostri preferiti. Da quando vado primo in tendenze con voi che avete i singoli estivi e ci avete investito un sacco di soldi e io con pochissimo vi supero. Anche questo ti fa essere odiato, no? Per questa serie di motivi ho deciso di intitolare l'album Most Hated. So dice che mi picchia, il mio amico dice che venga. Così li presentiamo qualche amico della ganga. Se davvero mi dovessi picchiare con tutti quelli che disso dovrei fare solo risa, avrei piena a tutta l'agenda. Dovrei smettere la musica, mettermi a fare box. Invece caccio pezzi, nemmeno fossi in jukebox. Mi scrivono in privato, ti metto dentro in un box. Pensano che un gioco che è tutto come l'Xbox.
Siamo qua adesso perché comunque questa è la zona di ritrovo, casa mia. Ci troviamo sempre qua prima di partire per il tour. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Axel. Axel si chiama, mio fratellino lui. La mascotte. O no? Sei la mascotte? Lui penso che sarà l'unico rapper che prenderemo in Baida Army in un futuro. Non ci saranno altri rapper oltre il piccolo Axel. Mettiamo due barre. Axel. Fa giro casino questo. Fermo. Attacca a rappare. Digli qualcosa. Sai perché ti dice di no? Perché gli abbiamo già spiegato che prima i soldi e poi si canta. Si sa che sono un po' una testa calda, ma comunque peso 30 kg, non faccio paura a nessuno. La musica è stupenda e il motivo è che uno magro come me può fare il culo a uno grosso come te. Noi gestiamo la tensione anche ad esempio quando Jamil fa i dissing in modo naturalissimo, perché sono cose che affrontiamo tutti i giorni queste, cioè, non è una roba nuova fare un impiccio con uno, cioè, siamo in guerra da sempre, sì, siamo nati così, cioè, nati io sono curdo, il mio popolo è in guerra, è nato in guerra il mio popolo. Lui esatto. Viene e fa io voglio dissare questo, non è che diciamo no non farlo perché noi ci siamo. Noi ci siamo, fallo, quello che succede succede, siamo con te. Da quando c'è Instagram la roba del dissing è diventata una barzelletta, noi cerchiamo di tenerlo vero. Ci sono stati una marea di artisti che si sono dissati su Instagram, ma poi non hanno fatto canzone. C'è uno scazzo, ci si dissa, non si fa le storielle sui social che dopo un giorno spariscono pure, quindi la musica rimane per sempre. Io faccio sempre le canzoni alla fine, però se dopo tu mi rispondi con una tua canzone e nessuno se la caga e fa stra schifo, non aspettarti che io ti risponda di nuovo, no? Sempre in Most Stated c'è un brano che è molto rappresentativo che è Trap Baida, dove parlo di razzismo, dove parlo della polizia. Io odio solamente il razzismo, l'avevo già detto in Trap Baida, ancora prima di fare No Racism. Quindi te l'avevo detto che non mi dovevi rompere i coglioni su sta roba. Questi due ragazzi se la presero con Vacca e con Dium. Ma io ho detto, io mi faccio i cavoli miei, non voglio mettermi in mezzo a cose degli altri. Quando sono andato ad aprire Instagram per mandargli un messaggio e ho visto che i tipi mi avevano già mandato una marea di messaggi. Brutto persiano di merda, te il tuo amico Vacca, non è il pianeta delle scimmie, dillo a Dium. Tutti insulti così che subito mi hanno fatto perdere la testa. Ed essendo che noi abbiamo un sacco di denunce e non vogliamo fare la galera per picchiare i ragazzini, io faccio musica. Quindi la prima cosa che ho fatto andare in studio a scrivere No Racism. Vai dall'uomo nero dentro il tuo armadio, esco e poi ti uccido quando tu dormi. Ancora la parola sì con la N, morirai tu prima dei tuoi nonni. Questo scemo parla ancora, c'ha mezzo neurone. Questo scemo parla ancora, sa cinque parole. Io ho pensato, come posso far arrivare il messaggio del No Racism a più persone possibili? L'unica strada era il dissing. Il dissing piace a tutti, tutti lo vedono. Perché tu ti devi permettere di usare una parola che non è tua solo perché i tuoi idoli la usano senza neanche chiederti il motivo per cui la stanno usando, da dove viene, cosa hanno passato. Vediamo se sto flow fra me lo segnali. Guarda, tu sei bravo, sì, solo a parlare. Usi due parole che non sono tue. Dici che le prendo e che mi vuoi picchiare. C'era bisogno di qualcuno che fermasse questa cosa o almeno mettesse un ramo in questa ruota che continua a girare, capito? Nessun rapper italiano si è scomodato a dire niente. Dicono è il karma, vogliono il bis. Chiamano Baida, vogliono il dis. L'Italia non parla, parlerà Baida. Rivoluzione, come a Paris. Comunque abbiamo parlato un sacco, siamo anche ormai stufati di parlare, abbiamo detto tutto. Questo è Baida Army, non c'è niente da dire, il resto lo puoi sentire nelle canzoni.